È il diritto alla casa la colonna portante della tenuta sociale di una collettività ed è su questo tema cruciale che ruota l'11° rapporto abitativo della Regione Toscana presentato a Firenze. Il nostro approccio in questo momento è chiaramente quello di utilizzare al massimo e nella maniera più efficiente possibile le risorse stanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per la Regione Toscana sono stati 93 milioni e noi abbiamo già inviato nei tempi che il piano prevedeva le indicazioni e la programmazione degli interventi grazie al lavoro dei soggetti gestori e dei comuni coinvolti nelle singole lodi, quindi di utilizzare al massimo, al netto chiaramente dell'aumento dei costi che sono aumentati circa del 20-25%, ma stiamo lavorando per arrivare al termine della realizzazione di quanto previsto nella fase iniziale di programmazione. Stiamo ulteriormente lavorando sulle risorse che abbiamo già stanziato nel bilancio regionale per le ristrutturazioni al fine che queste risorse possano essere utilizzate in quegli alloggi che non sono previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza perché a volte hanno un intervento minore rispetto a quanto finanziava il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dopo gli anni terribili della pandemia, a rendere tutto ancora più complesso, la guerra nel cuore del vecchio continente con gli sconquassi economici e sociali che ha portato e che ancora sta portando. In sintesi, il problema dell'emergenza abitativa è tornato alla ribalta più prepotentemente che mai. Il sistema ERP ha difficoltà, i costi degli interventi, dei materiali aumentano, alloggi vuoti da ripristinare sono aumentati anche di numero. Parallelamente il canone di locazione si paga negli alloggi ERP è commisurato al reddito. Abbiamo avuto un calo del canone medio perché sono calati i redditi, quindi aumentano i costi, calano gli incassi. A Firenze, città d'arte e turismo, le case in affitto per le residenze lunghe, ovvero familiari, normali, per una vita o quasi, subiscono una contrazione progressiva, meno 66% in un anno per l'offerta di case in affitto residenziale. Situazione sfratti, difficile dare un panorama esaustivo in quanto le ricadute del blocco e poi sblocco degli sfratti da situazione pandemica ancora devono essere monitorate. Tuttavia, con i dati fermi a dicembre 2021, qualcosa già risulta. 720 sfratti in più, raddoppio di quelli esecutivi. Una situazione ad ora tamponata da due misure fondamentali, ovvero il Fondo Nazionale per la Morosità Incolpevole e quello regionale per la morosità incolpevole. Il primo è stato cancellato di fatto dall'attuale governo e vedeva nel 2020 una dotazione di circa 4 milioni di euro. Il secondo era pari a 1,5 milioni di euro. Entrambi nell'anno erano stati assegnati a un numero simile di famiglie. Una fascia consistente dei nuclei che accedevano al contributo affitti paga un canone che è oltre il 40, oltre il 50% del reddito familiare. Quindi rendete conto che senza un contributo che integra un po' e aiuta al pagamento del canone, i problemi si acuiranno.